Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Quando ero piccolo mi ricordo che mi veniva detta spesso questa frase: se non sai qualcosa, stai zitto, che fai più bella figura. Al limite, prima di parlare, ok? Prima di sederti nel tavolo, tra virgolette, dei grandi, informati, anzi studia. Che informarsi è una cosa, studiare è un'altra. E dopo puoi dire la tua. E anche quando questa cosa succedeva, lo si faceva sempre con una certa timidezza, nel senso, le frasi cominciavano con, forse dico una parola in più, però secondo me, oppure sarò anche ignorante, ma secondo me, o cose del genere. Nel corso degli ultimi 20-30 anni, sta cosa si è completamente persa, ok? Adesso tutti sanno tutto, o meglio, tutti vorrebbero sapere tutto, pensano di sapere tutto, quando in realtà non sanno proprio un cazzo. Questa è la realtà. Tra altre cose, sono anche le stesse persone che dicono che una volta si stava meglio. Ah, ai miei tempi, quando ero piccolo, sì che si stava meglio. Ai loro tempi, ripeto, torniamo al discorso iniziale. Uno, se non sapeva, stava zitto, che non vuol dire stare al proprio posto. Non vuol dire non farsi domande e fare quello che ti dicono di fare. Vuol dire che se volevi veramente cambiare qualcosa, prima studiavi, prima ti informavi e dopo aprivi la bocca. Invece adesso, prima si spara un giudizio, si spara una verità che si pensa essere assoluta. E dopo, casomai, uno si tira indietro, nel migliore dei casi. Perché nel peggiore dei casi, che succede spesso purtroppo, uno continua a tirare avanti la teoria, pensando che difende cose assurde. Ok? Adesso, ripeto, tutti pensano di sapere tutto, che fa anche ridere su certe cose, tipo il fatto che a seconda di quello che sta succedendo, siamo o tutti cantanti, tipo quando c'è Sanremo, tutti tecnici della nazionale italiana di calcio, ma quando succede questa cosa non ci sono danni. Ecco, quando magari uno vuole essere un medico, quando uno vuole essere un politico, quando uno vuole essere cose che comunque, diciamo, hanno effetti sulla vita globale delle persone, ecco, là sì che c'è qualcosa che non quadra. Ok? Tipo adesso. Adesso siamo tutti esperti di monarchia. E perché? Lo sappiamo. E la cosa che mi fa sorridere è che quando chiaramente c'è come si dice, tutti che postano cose, ricordi sulla regina, eccetera, eccetera, eccetera. E sui commenti è là che veramente sorrido, perché stanno montando delle polemiche incredibili. Ed è anche questo il nostro punto debole di adesso, perché, ripeto, in questi 30 anni in cui c'è stato un declino, più andava su, che non è stato tecnologico, che non è stato, perché molte cose, ripeto, la tecnologia in teoria ci ha aiutato, in teoria ci dovrebbe aiutare. I progressi su tutti i settori ci dovrebbero aiutare, ma è la mentalità nostra che non è riuscita a seguire, a mettersi, ad avere un'evoluzione, ok? Perché se una volta eravamo rispettosi di qualcosa, adesso non siamo più rispettosi, siamo semplicemente dei polemici del cazzo. Ripeto, tutti fans della monarchia, tutti, no, fans, tutti esperti di monarchia. E adesso vedo tra i commenti, veramente c'è gente che si dice parole. Ma la regina doveva far questo. Ma la regina non ha fatto quell'altro. Ma di questo qua. Ma questo qua. Ma doveva fare quest'altro. Ma in realtà, cos'altro avrebbero dovuto fare? E cose del genere. E la cosa che mi fa ridere è che neanche sappiamo, ok, quello che succede in Italia, non lo sappiamo. Cioè non ci informiamo, ma non, i meccanismi non sono chiari. E lo stesso vogliamo esserci, vogliamo capirli, vogliamo cercare di dire la nostra, spesso e comunque a sproposito.
E soprattutto ogni volta è sempre peggio, perché ripeto, è 30 anni che c'è un declino, a livello mentale, soprattutto, a livello di comportamento, soprattutto. Quindi cosa ne vogliamo sapere di una monarchia? Cioè siamo inglesi? No, siamo italiani, repubblica. Eppure vogliamo dare lo stesso giudizio, lo stesso, pensando che magari è bastato guardare una serie TV, è bastato guardare un documentario, è bastato per sapere tutto. E c'è sta cosa, ed è questa la cosa, purtroppo, che secondo me non riusciremo a uscirne da questa situazione, che non è solo il Covid, non è solo il caro prezzi, tutta questa cosa qua. Queste sono punte dell'iceberg, qualcosa che è venuto fuori. Perché a monte di sta cosa ci siamo noi. È la mentalità nostra che non è più quella di 30 anni fa. È una mentalità totalmente diversa. Una mentalità dove prima di dire qualcosa cerchiamo la polemica, cerchiamo lo scontro fisico, salvo dopo lamentarci che i politici, che i potenti si scontrano sempre. Siamo noi i primi a farlo. Faccio sempre questo esempio. Guardate. In strada, negli ultimi 2 anni, quando sono venuto a star qua, io sto vicino a un ospedale. Mi ricordo che mi avevano detto: sentirai qualche ambulanza, ok? Io ho visto proprio chiaramente nel corso dei mesi sempre più ambulanze, io vedo sempre più incidenti. Prima le ambulanze erano a fine settimana di notte, adesso tutte le notti partono. Vedo incidenti ovunque, minimo uno al giorno. Ieri, l'incidente di ieri era su una pista ciclabile, un vecchietto per terra e un tipo col monopattino che l'aveva messo sotto, una roba del genere. È la mentalità, il nostro punto debole, che non è, magari fosse rimasta ferma 30 anni fa, purtroppo si è evoluta in peggio. Ed è questo il problema, per cui non riusciamo a risolvere veramente i problemi che stanno arrivando, perché siamo noi che li creiamo, noi intesi come mondo, ok? Non sono gli altri a essere aggressivi, a voler sempre comandare, a voler sempre primeggiare, cose del genere. Gli altri siamo noi, come diceva una canzone di Tozzi. Però è più facile dire, dar sempre la colpa ad altre persone. E buonanotte.